partita Empoli 0, Juventus 1, primo tempo. Partita che sinceramente è stata approcciata bene dalla Juventus. Sicuramente abbiamo visto una Juventus che non è quella di Udine, almeno non è stata quella di Udine nei primi 20-25 minuti, ma non è stata manco di quella di Bologna. In questo primo tempo ho visto delle belle cose, perché non abbiamo mai sofferto, perché l'Empoli non ha mai seriamente impensierito, perché non ha mai tirato in porta, difesa molto solida. Non abbiamo creato tanto, questo c'è da dirlo, ma eravamo noi a pressare, eravamo noi quelli a portare anche palla, ogni tanto, due o tre volte si è giocato pure in ripartenza, ma per giocare in ripartenza non si deve giocare così, cioè in ripartenza ci vogliono calciatori rapidi, con la mente giusta, con il tempo giusto, perché i calciatori della Juve in avanti sono lenti, questo è un problema, questo è purtroppo un problema. Abbiamo visto, per esempio, ne cito uno, Miretti, che nei primi 20 minuti non mi è piaciuto, poi ha anche recuperato dei palloni e non mi è dispiaciuto. Gara da 6 per ora di Locatelli, Kostic nulla di esaltante, qua un paio di cross provati ma non sta mai soffrendo, Berezinski, McKennie sta facendo la sua partita, è andato anche vicino al gol, purtroppo deviato, Chiesa si è visto poco, ecco, Chiesa si è visto poco, forse, non, forse, la, forse uno dei peggiori Chiesa, forse uno dei meno migliori, anche se non ha senso dirlo. E poi c'è Vlahovic, che secondo me Vlahovic nella partita ha fatto, cioè durante i primi 45 minuti ha fatto una buonissima partita, eccetto il calcio di rigore sbagliato di cui parleremo dopo. Fa anche, mi è piaciuto molto spalla alla porta, mi è piaciuto molto come si girava, cioè ho visto Vlahovic molto pimpante e nei primi, comunque nei primi, soprattutto 35 minuti. Poi vabbè, la Juve è andata in vantaggio al 23esimo con una mischia gol di Danilo dopo un po' di rimpalli vinti, che era eccezionale ancora una volta di Danilo. E poi c'è il calcio rigore intorno alla fine del primo tempo, c'è questo calcio rigore. Allora, per me quello continua a dire con Regolino, cioè quel rigore lì, ragazzi, per me non è rigore, però se si fischiano sempre i rigorini, da regolamento è giusto fischiarlo, da regolamento è giustissimo fischiarlo, però quello onestamente non mi sembra rigore, perché è vero che mi sembra male, tocca Gatti, però Gatti secondo me si lascia anche un po' andare. Secondo me, cioè per me quello non è un rigore solare. Per me quello non è un rigore solare. Ho detto questo, almeno io, la prima cosa che ho detto, non è mai rigore questo. Cioè per me questo è un rigorino, che da regolamento si deve fischiare, però per me, cioè io non lo fischierei, solo da regolamento eventualmente. Io pensavo anche che magari ce lo annullavano. E c'è stato il gol di, cioè, magari c'è stato il tiro di Lodge. Non l'ho visto, ma ero sicuro che avrebbe sbagliato. Cioè, stavo facendo una miniatura di un video mentre stavo, cioè, una miniatura, stavo mettendo delle immagini mentre mi stavo per calciare. Niente, rigore calciato malissimo, parliamoci chiaro. Cioè, ma io chiedo a Dusan, io non ce l'ho con Dusan, e il rigore è la cosa che mi preoccupa di meno, però, cioè, tiralo centrale. Cioè, ma si può, cioè, ma tiralo centrale su rigore. Cioè, ormai i portieri si buttano sempre. Ormai i portieri 90 volte, 99 volte su 100 si buttano o a sinistra o a destra. Se tu lo tiri centrale, hai molta più probabilità di fare gol rispetto a tirarlo all'angolino alto basso, perché se la tirano in croce un rischio che ti prendi, quindi devi tirare un po' a mezz'altezza centrale, ecco. Quindi su me Vlahovic doveva fare questo, anche magari con un pelo di disco, una palla deviata, con il portiere che la toccava, però per me l'importante che entrava il pallone. Chiaramente ora la squadra non deve farsi prendere da questo errore e dobbiamo continuare ad attaccare. Prestazione per ora buona, si può sempre migliorare, si può pressare con molta più intensità, però capisco anche la temperatura, capisco anche un paio di fattori e anche, sottolineata la parentesi, finalmente il tifo. Cioè ho visto finalmente, comunque io non sono allo stadio, però ho visto comunque dalla TV si sentiva Juve, 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 questa è una cosa che mi fa tanto piacere, però durerà purtroppo quel che durerà, perché comunque in casa i tifosi non cantano. Però comunque è sempre bello comunque supportare la squadra. Detto questo, ci vediamo per il secondo tempo. Gode, amici. Oggi si gode.
Oggi si gode. Empoli 0, Juventus 2. Mamma mia. Perché non abbiamo visto questo contro il Bologna? Questo rimane il mio più grande rimpianto. Perché non abbiamo visto questo contro il Bologna? Questo atteggiamento? Perché nel primo tempo la Juve non aveva fatto una gara straordinaria, ma non aveva manco sofferto. Mentre col Bologna aveva sofferto da matti. Mentre nel secondo tempo, ragazzi, la Juve ha dominato, cioè poteva tranquillamente questa partita finire 4-0. Poteva tranquillamente finire 4-0 un Empoli che, ragazzi, si trova in una situazionaccia, 0 punti, squadra più debole della scorsa stagione. Ho visto proprio una squadra diversa, l'Empoli. Avevo paura di questa partita, devo essere onesto. E avevo paura anche dopo il rigore sbagliato di Vlahovic, però non è stato così per fortuna. Perché, ragazzi, c'è un uomo che si chiama Federico Chiesa. Il gol del 2-0 di Chiesa è arte pura. Gran palla di Milik, assist meraviglioso di Milik. Chiesa supera Berisha, scivola, poi si rialza il gol. Mamma mia, mamma mia. Poi è stata la segnata pure Pogba, stavo impazzendo. Poi fuori gioco ho detto era troppo bello, era troppo bello. Ma anche Pogba è entrato molto molto bene. Cioè, veramente bellissimi segnali perché nel secondo tempo abbiamo costruito tanto, tanto palla a terra, tanta verticalità, cioè tante cose positive. Anche Vlahovic spalla la porta bene. Tante cose positive. Locatelli forse è stato quello un po' più misterioso, ma non ha fatto malissimo. Rabiot finalmente ha riniziato a giocare come si deve. Miretti nella rifinitura può migliorare, troppe volte si inceppa con il pallone. McKennie da esterno mi è piaciuto. Kostic pure. Io Kostic, ragazzi, lo preferisco a Cambiaso, onestamente. Poi, ragazzi, la difesa perfetta. Cioè, oggi non ho da rimproverare nulla. Forse due cose. La prima cosa è un po' probabilmente la troppa poca cinicità. Non si dice cinicità, vabbè. Però la prima cosa che rimprovero appunto è essere troppo poco concreti sotto porta. Perché Chiesa ha tirato palla fuori di nulla. Cioè, gol annullato a Pogba. Poi c'è stata, vabbè, la traversa di Milik, quella sfortuna. Però ci sono state tante occasioni dove la Juve poteva fare molti più gol. Se andiamo a vedere, infatti, i gol attesi 3. Cioè, nel secondo tempo 1,48, nel primo tempo 1,53, ma in totale 3. Con 5 tiri in porta contro 0 tiri in porta dell'Empoli, 18 tiri totali. Da quant'è che non si vedevano 18 tiri totali di cui 5 in porta? Che bella partita. C'è Milik quando è entrato molto bene, ci vediamo domani con le pagelle, ma sono stra soddisfatto, molto. Ah, vi dirò, cioè la prestazione di oggi supera anche quella di Udine, perché quella di Udine abbiamo fatto molto bene i primi 25 minuti, ma ci eravamo spenti poi. Oggi siamo stati tutta la partita lì concentrati, magari non abbiamo fatto un primo tempo strepitoso, ma abbiamo fatto un primo tempo interessante, contentissimo, perché affrontavamo l'Empoli, ma sono molto contento, sono veramente molto contento. Temevo un pareggio dopo anche lo 0-1, dopo il rigore sbagliato, dopo che le palle non entravano, dopo i giocatori entrati dell'Empoli che hanno qualità, ma alla fine la Juventus vince meritatamente, domina la partita nel secondo tempo, vittoria veramente fondamentale.